differenza delle inchieste tra la televisione e le web TV, se c'è. Certo, c'è la differenza. E, per quello che ho potuto riscontrare io personalmente, fare un'inchiesta per una web TV ti lascia una maggiore libertà, un ampio raggio di intervento in qualsiasi campo, in qualsiasi settore. Non hai praticamente in nessun modo vincoli o limiti nel poter fare appunto un'inchiesta, nel portare avanti una qualche indagine giornalistica, cosa che invece a volte con una TV. Io lavoro con TV nazionali, quindi è già più difficile, però in TV locali in passato con cui ho avuto a che fare è risultato un po' più difficile riuscire a fare inchieste a tutto campo, su qualsiasi settore. Ovviamente il mio target principale sono i politici, gli amministratori, quelli che danno il cattivo esempio, per cui lavorare con una web TV ti permette di essere totalmente libero in questo senso. Il meeting è verso una cittadinanza attiva digitale. Qual è questo verso? Io parto dalla mia esperienza, chiaramente, io ho creato un sito che si chiama teledenuncio.it e significa proprio io da cittadino attivo e in questo caso il concetto che propongo è quello del giornalismo partecipativo, cioè non un giornalismo fatto solo dai professionisti del giornalismo del mestiere, ma anche da ogni singolo cittadino, quindi il cittadino che diventa anche in qualche modo giornalista nel proporre, nel registrare oggi con microcamere, con telefonini, con qualsiasi apparecchio multimediale, quello che è una situazione che poi può essere denunciata. Cioè, gli strumenti tecnologici aiutano molto i cittadini nel poter dimostrare e denunciare delle cose che precedentemente era difficile fare, e per cui il verso io credo vada in questo senso, cioè grazie all'aiuto della tecnologia e alla garanzia anche dell'anonimato, perché spesso le persone chiaramente hanno poi impossibilità di denunciare determinate cose per paura di perdere il posto di lavoro o di subire poi ritorsioni o ingiustizie. E, quindi il verso è quello di sfruttare le tecnologie che ti permettono di denunciare, ottenere lo scopo, perché il fine di tutto è ottenere un miglioramento della situazione, un miglioramento della realtà che ci circonda. Si parla appunto di tecnologia e di qualità. Quanto è importante la qualità rispetto alla qualità della notizia, quindi all'importanza della notizia, anche se di una bassa qualità tecnica? Parli di qualità di informazione, è importantissima secondo me, perché è vero che può essere qualsiasi cittadino, chiaramente attraverso la web TV può avere anche voce in capitolo, però è vero pure che bisogna mantenere dei canoni, degli standard di qualità nel fare informazione, nel denunciare soprattutto delle cose che non possono essere in qualche modo, cioè in nessun modo barattati magari con il poco tempo che si ha a disposizione o appunto la rapidità di esecuzione di un'inchiesta o di un lavoro. Importante è mantenere qualità in termini soprattutto di notiziabilità delle cose, cioè la notizia, come tutti i giornalisti sanno, deve essere vera, verificabile, deve avere un interesse pubblico e non privato, non fatti privati, diciamo, che riguardano poche persone, e anche per evitare quello che spesso si incappa con una web TV in episodi di diffamazione, di errori in termini di giuridici veri e propri. Allora io credo che appunto in tal senso il giornalismo partecipativo attuato anche con le web TV deve sempre rispettare dei canoni di quello che è la base del giornalismo vero e proprio. Invece la qualità tecnologica quanto è importante per una web TV? No, per me non è tanto importante, perché ti dico la verità, certo se tu hai a che fare con trasmissioni nazionali è un conto, c'è bisogno di un certo standard anche di qualità, ma la web TV l'importante è ottenere l'obiettivo. È come una guerra contro i soprusi, le ingiustizie, le illegalità. Allora, aprire una web TV che informa, che denuncia, è importante in qualsiasi campo, in qualsiasi modo, anche con un telefonino. Io personalmente lavoro con telecamere nascoste, però se mi passano un filmato fatto con un telefonino, anche se si vede sgranato, l'importante per me, lo scopo è quello di denunciare, di arrivare ad un obiettivo. Ora lo strumento non mi interessa, purché sia vero, sia la notizia appunto verificata e confermata. Poi per il resto ha scarsa importanza, secondo me, la qualità dell'immagine, diciamo.
Alessandro Migliaccio, cosa si aspetta da questo workshop? Ma io mi aspetto che si faccia un ulteriore passo avanti nella far capire, diciamo, nell'acquisire una coscienza dell'informazione libera, perché il problema di oggi è che parlando di giornali, di media, di TV, ormai sappiamo che il vecchio giornale carta stampata è un po' superato, per quanto viene ancora venduto, ancora in edicola, ma è molto superato per certi versi. E, la nuova frontiera dell'informazione secondo me è questa delle web TV, del giornalismo partecipativo. Allora questi eventi come quello di oggi ci danno la possibilità di portare avanti questo discorso, di far progredire questa coscienza collettiva di un'informazione e di una denuncia che deve partire dalle persone, da chi anche non è il professionista del mestiere del giornalismo. E spero che ce ne siano sempre di più di queste iniziative, magari anche ogni anno si possa attuare un workshop del genere, perché è importante vedere anche i progressi che si riescono a fare di anno in anno.